vuole? Senta, io sono il signor Padulo. Padulo. Dica. E senta, voglio sapere quanto si paga per farsi fa a barba, i capelli e i peli del culo. Quando la lassatura? E quando la mortaccia di chi è morta, angola chi è morto. Ma chi? Ma chi è? Sì, torna un. Finito per te. Sì. Mi nappa la Bombay. Vieni qua, ci siamo 1, 2, 3, 4, un secondino, tanto. Il giunto di Pulitullo, qua non c'è un'è. Ed un bacio a capo. Adesso non ti è sporco. Eh? No, non ci vengo, devo l'aria, guarda di. Come? Oh, ah. Guarda, stroo. Sì, quando? Sette fitte. Padulo. Pronto, sono Padulo. Posso venirlo a mettere in culo? Lo metti in culo allora. Senti, qui c'è tua madre che ce l'ha tutto in bocca, c'è anche il formaggio. Sì, in bocca, la ustro. Pronto? Chi è Pino? Dimmi. Qual è il suo nome originale? È Pompino, no? Pompino. No, ma tu ti chiami Pompino, il derivato è Pino. No, io Pompondo, non Pompino. Pompondo, numero uno o numero due? Due. C'è da mangiare, si va. Eh? C'è da mangiare, si va. Senti, parla meglio, che non mi capisco. C'è da mangiare, si va. No, non so. Ma tu mi hai dato il numero a tua moglie, siamo qua io e lei. Io sua figlia, lo sento. Oh, sta lei, è uguale. Uguale? Si sente. Che cosa? Che non stai facendo. Sei pratico di queste cose. Fangula chi le muote. Ma hai chiuduto il telefono, eh? Oh. Non vuoi sapere dove sto? Eh vabbè. Via Crisanzio. No, sai dove c'è persone il cimitero dove sta tuo padre, la tomba, là. Da là. Ma la buona? State buono, eh? State buono, vaffanculo. Buongiorno, il barbiere? Senta, volevo sapere se quanto si prende a fare i peli delle ascelle. Eppure quelli delle palle. Eppure quelli del culo. Eppure quelli della figlia di tua moglie. Tu dai, è scopo un figlio di cazzo a me. Figli la gatta a Mark. Chi è da Marg? Ma fa bocca a te la discendenza, perché la razza da sorte è tutta la discendenza, mi chiede tutta la razza che ha dato. La mortaccia da mano per chi te muore. Pronto? E Nina? Sì? Posso venire a farmi i peli del culo? Ho una pinta adatta per togliere il peli dal culo. E c'è pure una pinza così nel ventrimone? Ah, sì. Ciao, lo può? Sì, sono il signor Lopriero, lo sapete, posso venire a fare una barba pure sta gente? Un attimo solo. Sì, sì. Signor Lopriero, adesso può venire a fare una barba? Sì? Ciao, sì, lo sai, posso venire a farmi una barba pure stai gente? No, no. Posso venire? Sì. Senti, se vengo subito, ma non vengo subito? Sì. Senti, se vengo subito, mi puoi fare anche un trimone? Come? Ma lo sapete, se vengo subito, mi puoi fare pure un trimone? Sì, sì, anche quella, tua sorella e tua madre. Tu ci avrai compreso di essere un cornuto? Sì. Sì. Anche dai già perché di mamma. Sì, sei un amico mio o no che stai prendendo? Sì, d'accordo, sì. Ti volevo dire che questi scherzi sono delle stronzate. Sì, sì. Hai capito? Sì. Tu sei un complessato. Sì. Ah, dal culo che tu fai? Sì, ma che culo? Come no? Sì, fisico parato. Bravo, bravo, dal culo pure tu, eh. Bravo. Sei bravo, sei buono. Ma io sai che ti conosco, te lo devo confermare perché mi si rame, c'è che non smetti per questi scherzi. Senti. Che ti conosco, stronzo. E tuo padre intimo amico, c'è chi non farli più questi scherzi. Perché non lo fa? Capisci? No. Fa cara. Struz.
parla chi? Tua moglie! Ma? Ehi, senti! Senti! Vaffanculo! Come? Vaffanculo a mamma! Sì, che va a parlare chi? Che dà mia amica, buffo! E pronto, buongiorno! Senta, sono il figlio del signor Labriola! Può vedere se sta là mio padre, per caso? Chi vuole? Sono il figlio del signor Labriola! Doveva venire mio padre a farsi i capelli! Sta là ancora! O se n'è già andato? Sì, ci sono tagliati i capelli. Se n'è già andato? Lo sapeste ancora là, forse ne è già andato mio padre? Sì. Sì? Vaffanculo male? Sì, sì. Vaffanculo forte? Sì, sì. Va bene? Sì, d'accordo. D'accordo? Sì. Come lo fai bocchè? E pronto, buonasera. Senti, io sono il signor De Tullio. Eh? Senti, io sono il papà di quel del ragazzo che gli ha telefonato poco fa. Senta, io mi volevo scusare, volevo scusarmi con lei perché sono veramente mortificato per quello che è successo. Ah? Sono veramente mortificato per quello che è successo. Mio figlio, purtroppo, che si diventa a fare di questi scherzi e importunare le persone per bene come lei. Sono sentito in dovere di telefonare appunto per esternare la mia mortificazione verso mio figlio, appunto, che purtroppo io sono tornato ora a casa, ho visto che stava al telefono, quei foglietti qui davanti. Allora ho intuito che evidentemente doveva andare a disturbare qualche persona per bene. Le ha telefonato, presumo, quindi. E cosa le ha detto? Cioè, è la prima volta che lo fa, perché guardi, purtroppo è una tragedia. Mio figlio qua, quando non ci sono io, per questo poi ne arrivano, tra l'altro, le bollette di 200.000 lire. Lo vede qua, mio figlio, purtroppo io non so cosa fare per fermarmi. Mi scusi lo sfogo, però veramente sono mortificato. Ha capito, io non so cosa fare. Perché è la prima volta che le telefono, non lo so, ecco. Non so niente, è la prima volta. Perché, guardi, lo so, io mi scusi se ne parlo con lei, però. Ma è un maniaco suo figlio. Come dice? È un maniaco? No, è un maniaco, è un ragazzo, è un bambino, ha 13 anni, ecco, purtroppo. È un sviluppato, no? C'è un cervello un po' anticapato, no? Senta, lo dice a me, io purtroppo ce l'ho ogni giorno qua mio figlio. Purtroppo mio figlio ogni giorno si diverte a telefonare e importunare la gente. A me mi dispiace di questo. Come dice? Mi dispiace. Certo, dispiace pure a me, figurati, io ce l'ho qui dalla mattina alla sera. Sì. Dalla mattina alla sera qui sta, telefona, importuna la gente. Ma vabbè, lascio che si diverte. Lo so, hai ragione, però io ho detto, almeno telefonare alle persone intelligenti. Non telefonare al signor Capriati, che è un ricchione, l'avevo detto. Sì, non telefonare al signor Capriati, perché lui è un ricchione poi ti adesca, l'avevo detto io. Sì. Ognuno che fa questi scherzi. Poi gli ho detto, la mamma del signor Capriati, la mamma mia, mi scusi. La soffre. Sì, è la sola, però poi tra l'altro. Pronto? È lui che spiega il telefonato.